Salve gamers, io sono Mariscelle e oggi siamo tornati finalmente in Assassin's Creed Odyssey. Allora, stiamo seguendo la madre di Cassandra. Chi è che ci attacca? E andiamo. Claro, dall'altra parte della baia. Sembra che Silano sia stufo di dividere il commercio del marmo. Perché ora? Taro ci ha sempre dato problemi. Mi aspettavo un attacco, solo non così presto. I tempi del dialogo sono finiti. E come al solito dobbiamo uccidere qualcuno, quindi cavallo a caso, ovviamente. Andiamo. No. Allora, siamo arrivati alla zona e dobbiamo uccidere i soldati di Taro. Zona d'eliminazione. Adesso, ragazzi. Oppalala. Questo lo uccidiamo stealth. Forse è meglio stare stealth, se fossi... Ecco, no. Non ci sono riuscita neanche stavolta. Perfetto. Ok. Io nascosta qui. Mi piace sta cosa. Potrei usare adesso anche un'abilità. Tipo questa qui, che butta tante frecce. Oppalala. Bravi, eh? Siamo tutti bravissimi. Liberiamo la gente qui. Liberiamo i prigionieri e adesso dobbiamo... Tempo da recuperare. Parla con Mirin. Eh sì, in effetti. Dobbiamo parlare un po' con la madre. C'erano altri prigionieri qui? Da qualche parte? No, forse... Non li vedo. Parliamo. C'è sempre stata rivalità tra le isole. Dopotutto, Faro e Andro un tempo appartenevano a Nasso. E invidiano anche i nostri artigiani. E ora? Credono di meritare di espandersi. Il loro oligarca vuole spiegare le ali. Ma noi gliele tarperemo prima che possa farlo. Non sanno con chi hanno a che fare. Mi ricordi Nicolao. Combatti come lui, in modo astuto e spietato. Sarebbe fiero di te. Mi avete addestrato bene, non è mio padre, ho imparato molto allora. Direi di restare amichevole. La vita è stata la mia insegnante. Quando qualcuno vuole la tua testa, devi imparare a salvarti il collo. So bene cosa vuoi dire. Cosa ti accadde in Argolide dopo quella notte? Trovai tuo fratello e corsi da un giovane apprendista medico, Ippocrate. Credetti di averti perso. Non ero pronta a perdervi entrambi. Ho parlato con lui di recente. Ricorda ancora quella notte. Quando i guaritori del Tempio di Asclepio mi dissero che Alexios era morto, mi si spezzò il cuore. Voi due eravate tutto per me. Ma lui è sopravvissuto. Ti mentirono. Dovevano aver compreso che era speciale e lo consegnarono alla setta. No, dai, liberiamolo, ragazzi. Lo salveremo dalla setta, madre. Lo libereremo. La setta è insidiosa. Una volta che mette le mani su qualcosa, non molla. Ho paura che sia troppo tardi. Ho trovato te, no? Insieme lo salveremo. Lo so. Non capisco perché la setta abbia preso di mira la nostra famiglia. Ci sono molti motivi, tesoro. Ma che cosa gli abbiamo fatto? Ora che siamo di nuovo insieme, la questione è cosa potremmo fargli noi. Loro ci temono. I tuoi antenati sono stati una spina nel loro fianco per generazioni. Hanno deciso che devono sterminarci perché i loro piani abbiano successo. La setta pagherà con il sangue. Riuniremo la nostra famiglia. Se è la nostra famiglia che temono, la riuniremo. E daremo loro una ragione per avere paura. Molti hanno cercato di fermarli e hanno fallito. Noi non siamo come gli altri. Dove altri hanno fallito, noi trionferemo. So che hai lasciato Sparta. Ma come sei finita su quest'isola? Non potevo restare al fianco di Nicolao dopo quello che fece. Dovevo abbandonare Sparta. E perché qui? Vidi un'opportunità per aiutare la gente, per costruire qualcosa. Fui eletta per governare e proteggere quest'isola da chi voleva rovinarla. Nessa è fortunata, anche Sparta ha bisogno di te. Sparta? Sai cosa sta succedendo? Ha bisogno di te, proprio come Nasso. Ho pensato molte volte di tornare, ma era troppo doloroso. A volte le cose più dolorose sono proprio quelle che dobbiamo fare.
Dobbiamo andare. Proseguiamo questa discussione dove l'odore di morte non è così forte. Vieni con me. Perfetto. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Segui Mirine alla città di Nasso. Adesso sono curiosa. Sicuramente dobbiamo riunire la famigliola. Già. Vada signorina, io la seguo. Veloce però, veloce. Io sono più veloce. Il tempio sono belli i posti comunque. Resterà in rovina se non avremo altre donazioni, purtroppo. I fondi non possono andare solo ai soldati. Possono, se non vuoi che il tempio venga distrutto dai nemici. Ma vedrò cosa posso fare. Riprendere la costruzione è una buona azione. L'Igdami era un grand'uomo che merita di essere onorato. Le sue battaglie contro la corruzione e l'oligarchia sono lezioni che tutti dobbiamo ricordare. È mia intenzione completare il tempio. Grazie, Fenice. È stato un giorno davvero strano. Ma uno buono. Ne ho avuti di peggiori. Anch'io. Sei diventata una donna straordinaria. Ma vedo il fardello che grava sulle tue spalle. Credo che trovarti lo abbia alleggerito. Ne sono lieta, ma mi chiedo perché gli dei ci abbiano riunito ora. Per ricostruire la nostra famiglia, per distruggere la setta. Dai, io punto sulla famiglia, facciamo l'happy end. Forse ritengono che la nostra famiglia debba finalmente ricongiungersi. Se vogliamo davvero ricongiungerci, dobbiamo trovare Alexios e salvarlo dalla stretta della setta. Sono la causa di tutto il nostro dolore e se non agiamo causeranno sofferenza a molte altre persone. Mi sono lasciata alle spalle quella vita nel momento in cui ho lasciato Sparta. Ora devo occuparmi di Nasso. Lascia che ti aiuti. Possiamo proteggere Nasso e dare la caccia alla setta insieme. Mirine, il simposio sta per iniziare. Per gli dei. Scusami tesoro, l'avevo dimenticato. Prepara i cavalli, arrivo subito. Il simposio? Devo dimostrare al popolo che la sua guida è forte e sicura. A volte dobbiamo mostrare al mondo di avere polso, anche se il caos alberga dentro di noi. Ti aiuterò a fermare la setta, ma prima di lasciare Nasso devo assicurarmi che possa sopravvivere senza di me. Cosa ti serve? Bisogna affrontare Paro. Indeboliamo la loro posizione. Quando saranno vulnerabili, diventeranno più imprudenti e li colpiremo. Cosa hai in mente? Dobbiamo costringere la flotta di Paro ad affrontarci e distruggerla. Ma il mio ammiraglio, Euneo, è scomparso. Era diretto a Paro per negoziare una tregua, ma non ha fatto ritorno. Non temere. Lo troverò. Se hai bisogno di me, sarò al simposio, ma mostrati più amichevole se deciderai di farmi visita. Ok, perfetto. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Tempo da recuperare. Che missioni abbiamo? Quindi direi di approfittarne e andare da Mirine, che poi non è altro che qui. Faccio un viaggio rapido e vediamo cosa dice la madre. Hai sentito quello che ho detto? Sono i loro sicari più abili. Non puoi farti vedere in pubblico, ti troveranno. Ti capisco perfettamente, ma devo essere vista. Il divulgatore ha fatto un ottimo lavoro. Mi serve più supporto per attaccare Paro. Ho già visto morire troppe persone. Ti prego, vieni via. Aspasia. Che cosa ci fai qui? Cassandra, interpreta la situazione, cara. Starò al gioco. Ti comporti in modo strano. Stiamo al gioco. Ho interrotto. Prego. Continuate la discussione, sembrava interessante. Sono qui per dire a tua madre che le forze scelte della setta sono sulle sue tracce e che qui è troppo allo scoperto. E io invece ho detto ad Aspasia che devo apparire in pubblico per assicurarmi il supporto dei cittadini. Vuoi che mi occupi dei soldati della setta? Non solo. Senza prove il popolo non crederà che ci sia Paro dietro tutto questo. Mi serve che tu le trovi. Certo. Bene. E io mi mostrerò in pubblico per assicurarmi supporto. Fa attenzione, sono pericolosi. Lo so. La porterò al sicuro. Dove dovrei cercare i sicari, secondo le tue fonti? Prova alle grotte sotto il monte Zassa. La setta è innamorata del suo misticismo.
È piuttosto prevedibile. Credo che chiunque sia qui per ucciderti non ammetterà mai per chi lavora. Hai ragione. Meglio avere prove concrete. Sono sicura che tu possa trovare qualcosa. Naturalmente. Ok, andiamo. Dice di aiutarvi. Ci vediamo più tardi. Perfetto. Allora, trova e uccidi gli assassini. Si nascondono a Nasso. Meno male che ci indica, c'è l'indicatore. Altrimenti, direi di farlo subito. Tanto penso che vi avrò tagliato un sacco di pezzi. Penso di sì. Cerco di alleggerirvi, insomma, tutta la cosa. Però di tenervi le parti un po' più interessanti. Devo fare attenzione. Non ho fatto neanche in tempo ad entrare. Aspettate che di voi non me ne importa nulla al momento, in realtà. Ho trovato appunto un luogo forse di banditi, non ho guardato bene. Andiamo. Poi vi ucciderò, non adesso però. Il bersaglio è vicino, tanto posso nascondermi giusto per sicurezza. E anche in questo caso dovrei essere stealth, ecco, solo giusto per dire, però sono lì dentro. In realtà non sarà così sicuramente. Devo andare nella grotta, però ragazzi, sarà pieno di nemici. Quindi andiamo con calma. Sì, forse qua, grotta del Monte Zè. Dobbiamo scendere. Oppala, wow, che bel salto. Non l'ho neanche fatto apposta. Allora, raccogli. Abbiamo trovato anche qualcosa di interessante. Adesso, ragazzi, dov'è la grotta? Dov'è? Eccola lì. Eccola lì. Quindi super di qua. E con calma. Con calma, circospetti. Giù di qui. Pianino pianino. Ah, qui se ci beccano non conviene. Non conviene, ragazzi. Tanto prendiamo un po' di materiali. Non devo farmi scoprire. Allora, da che parte? Sì, bello che lei dice non devo farmi scoprire. E grazie. Purtroppo io mi faccio sempre scoprire in qualche modo. Allora, inventario. Vediamo se ho da fabbricare un po' di frecce. Creiamole. No, creazione automatica. Crea tutto. Perfetto. Voglio un po' di frecce perché non si sa mai, purtroppo qui non abbiamo la vista dell'aquila, quindi dobbiamo stare semplicemente attenti. Ah, questo lo possiamo assassinare così. Ok, perfetto. Poi c'è qualcun altro là. Vediamo qua attorno se c'è altra gente. No, c'è un tesoro e lo prendiamo, però a parte il tesoro, questo non muore subito così. Magari con una freccia di quelle fatte bene, tipo questa, potremmo mettergli anche un po' di, ecco, un po' di fuoco alla freccia. Però in realtà sempre no. No, non muore, eh. Ok, questo l'abbiamo ucciso. Bisogna andare così, ragazzi. Bisogna andare così. Oppala! Eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente vedete qualcosa di stealth. Finalmente vedete qualcosa di stealth. Ultimamente c'è stato poco. Oppala là. Ok. Quindi se vedete che rimango in silenzio è per quello.
Direi di prenderci il tesoro. Noi rubiamo un po' di cose anche, insomma, abbiamo visto un bel tesoro. Direi di prendercelo. Raccogliamo. E zacchete. Raccogli il tesoro. Ci sarebbe anche una pergamena qua attorno. Però intanto ci accontentiamo. Che bei funghetti luminosi. Qui non vedo altro. E direi di salire. Probabilmente dobbiamo andare avanti per di qui. Sì. Con calma. Con calma e di nascosto. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ah, secondo me non sarà facilissimo. Se adesso la becca così, mi vede. Se io provo a distrarli. No. Non più di tanto, non funziona più di tanto come cosa. Allora, niente, mi sa che ci faremo sgamare, sicuro. Però indeboliamo questo tizio. Arcieri, al riparo. E mi nascondo. Mi nascondo non so dove, però qua dietro può andar bene. Bello che dicono sempre ho visto l'arciere, poi non è vero niente. No, qua dobbiamo combattere, non ci posso credere. Se salgono dobbiamo combattere. Se no, aspettate. Non mi hanno ancora vista. Così, no, volevo. Ok ragazzi. Sì, mi hanno vista, però noi siamo cattivi. Allora, questo è indebolito un sacco. Forza. Mannaggia. Avanti, andiamo di frecce, andiamo di frecce. Ci stanno bene. Anche loro ci tirano le frecce, devo dire. Cioè, non muore, nonostante sia in fin di vita. Forse sarebbe meglio andare là. Ci tirano frecce pure loro. Io direi di andare e ammazzare così. Magari la lancia di Leonida voglio. La lancia di Leonida, eccola qua. Perfetto. Direi che così ci può stare. Ottimo, siamo bravissimi. Dai, almeno una parte stealth ci siamo riusciti. Per il resto, insomma. Così. Oppala là. Dracne, con l'emblema di Paro. È una lettera. Qui c'è qualcosa. Sembra essere in codice. Una lettera in codice abbiamo trovato. Probabilmente molto utile per la madre. Enigma. E adesso direi di tornare dalla madre di Cassandra, visto che aveva bisogno di queste informazioni. Eccoci, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, mammina. Ce l'abbiamo fatta. Sei al sicuro? Quasi. I soldati della setta sono stati pagati con dracme di Paro. Bene, non potevi trovare prova più schiacciante. Regoleremo qualche conto. Portale alla gilda dei mercanti. Di loro che è la prova che ho promesso. E aggiungi che possono tenersi le monete. Va bene. C'era anche questa. Suppongo che siano i loro ordini. Lo riconosco. È un dialetto antico. I membri della setta lo usano per comunicare tra di loro. Riesci a leggerla? Il denaro non viene da Silano. È di qualcuno a Sparta. Non è possibile. Posso tradurla? Questi ordini vengono da un re spartano. Ma l'aristocrazia spartana ha sempre resistito alla setta. La setta è come l'acqua. Si infila in ogni spiraglio che trova. Sparta si è sempre opposta alla corruzione. Sparta è cambiata. Da quando non siamo più lì.
La corruzione è dappertutto e, come dice Aspasia, persino a Sparta. Vogliono inculcare la disciplina nel mondo greco mentre marciscono dall'interno. Si concentrano sul nemico sbagliato. Sono ancora una spartana. E anche tu lo sei. Lo sei davvero? Ho delle responsabilità qui. Paro deve essere fermata. E poi? Sì, tornerò indietro. Perfetto, attacco della setta Nasso, indizio. Abbiamo un altro indizio sulla setta. Forse questo è un membro importante, vediamo un attimo. E siamo a livello 30, ottimo. E come vi ho detto, ragazzi, magari i membri della setta principali, cioè questi più importanti, li faremo assieme. Adesso abbiamo trovato un indizio su uno di loro, però non abbiamo ancora abbastanza dettagli, diciamo, per poterlo trovare. Comunque, io direi che ci possiamo fermare qua. È stata una puntata particolare perché diciamo che ci siamo dedicati alla madre di Cassandra, ma adesso le cose si fanno molto interessanti, devo dire. E niente, ci fermiamo. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!